Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Eldaria. La scorsa volta abbiamo fatto una missione per controllare l'acqua, insomma, prima che avvenga la grande battaglia, perché non sappiamo quanto tempo durerà, e finalmente siamo pronte per entrare nella sala del cristallo e vedere il cristallo distrutto. Quindi entriamo e vediamo un po', insomma, quello che ci troveremo davanti. Vediamo. Oh, guardate che brutto. Una volta salì delle scale che conducevano al cristallo, mi immobilizzai all'istante. Il mio sangue divenne gelido e il mio cuore cessò di battere. Il cristallo era quasi del tutto distrutto, cioè praticamente non rimane più nulla del cristallo. Non rimaneva quasi nulla e io ho detto: c'erano soltanto alcuni frammenti in piedi, gli altri erano tutti disseminati sul suolo. Guardai Miko con sorpresa, perché non aveva provato a riunire tutti i pezzi. Perché forse le manca l'attack. Li respinge. Ho provato più volte, ma non succede nulla. E come puoi vedere, alcuni di essi si spengono man mano che il tempo passa. No, quindi sta morendo. Come il cristallo che avete usato quando avete invocato l'oracolo? Esatto. Che tristezza. Non si può fare nulla per questo. Non lo so. E se ci dovesse essere un modo, non lo conosco ancora. Capisco. Forse il messaggio dell'oracolo aveva un rapporto con questo. È possibile. Devo stabilire di nuovo un contatto con lei. Ho lanciato un ultimo sguardo a Valchion. Ho un po' paura. In seguito ho giunto le mani per rivolgere una preghiera ai resti del cristallo ed ho chiuso gli occhi. È stato in quel momento che ho sentito una specie di melodia fischiarmi nelle orecchie, un ritmo dolce e inebriante. Avevo soltanto un desiderio, seguire questo suono. Quando ho riaperto gli occhi, ero circondata dalla luce. Che cosa succede? C'è qualcuno? Ho sentito una voce risuonare nella mia testa. Ma è così debole che non riesco a capire quello che mi sta dicendo. Magari è l'oracolo. Devo cercare di avvicinarmi. La voce diventa sempre più intensa, man mano che avanzo attraverso questi corridoi luminosi. Questa voce mi ipnotizza per davvero. Sento una forte energia provenire da essa. È facile indovinare ciò che troverò alla fine del cammino. È proprio qui, lo sento, il punto in cui convergono le energie di questa melodia avvolgente. Ma come fargli capire che sono qui, pronta ad ascoltare quello che ha da dirmi? Devo concentrarmi. Come nella sala del cristallo, ho unito le mie mani per rivolgere una preghiera a questa energia, chiedendole di apparire davanti a me per farmi partecipe del messaggio per il quale mi aveva convocata. Ho percepito come una certa distanza, un timore da parte sua. Devo essere più convincente. Vieni davanti a me e fammi partecipe del tuo messaggio. Niente, non accade nulla. Devo insistere. Forse pronunciando il suo nome si manifesterà. Dopotutto, non ho niente da perdere. Leiftan, ma dai. Ovviamente è questa. Oracolo, manifestati. Davanti a me c'era una luce accecante. Vidi l'oracolo nel bel mezzo della sala del cristallo. Era magnifica, raggiante e viva. Ancora una volta si diresse verso il cristallo e rividi la luce di Leiftan entrare nella sua luce. Guardai sulla mia destra, nel punto in cui giacevano sempre delle ali immense e insanguinate. Il mio stomaco si contorse e preferì spostare lo sguardo per concentrarmi sulla luce del cristallo. Mi stava chiamando, qualcosa mi stava chiedendo di raggiungerlo. Quando riaprii gli occhi, ero di nuovo accanto a Miko, che mi stava guardando, con gli occhi sgranati. Che cos'è successo? Io? Casey? Che cosa? Dovrei stare zitta. Miko si è chiusa nel silenzio, è davvero sconvolta da quello che ha visto, e non credo che forzarla a parlare sia una cosa intelligente. Ho guardato Valchion, ma nemmeno lui riesce a capire perché Miko si trova in queste condizioni. Parlaci della tua visione. Ho visto l'oracolo. Ma anche il cristallo.
Devo fare qualcosa affinché sia di nuovo completo, ma non riesco a capire cosa. Lo capirai quando sarà arrivato il momento. Miko è diventata misteriosa all'improvviso. Proprio lei, che fino a poco fa insisteva affinché comprendessi il messaggio dell'oracolo, d'improvviso si comporta in modo sfuggente. Ok, cosa ci sta nascondendo? Che cosa le sta succedendo? Bene, non pensare più a tutto questo e vai a riposare. Domani sarà una lunga giornata. Ha ragione, farei meglio a riposare. E ok, allora andiamo in camera, però boh, ci ho capito ben poco. Entriamo. Valchione ovviamente è venuto con noi, immagino. Non appena arrivati in camera, mi sono messa a letto e Valchione mi ha raggiunta subito. Mi sono subito messa accanto a lui. Ha lasciato che le mie mani percorressero il suo corpo, finché non ho scoperto una nuova cicatrice. Lui si sta riempiendo di cicatrici, praticamente. Come ti sei procurato questa? Un colpo di lancia nel posto sbagliato. Cosa? Da parte di chi? E perché? È già quasi guarita. Mi stavo allenando a prendere la forma di drago. È stato un errore di Valarian. Sì, deve essere già quasi guarita. Sto iniziando a cicatrizzare sempre più in fretta. Ho lasciato che le mie dita percorressero un altro po' la cicatrice. Poi ci ho messo le mie labbra, la mia lingua, continuando così fino alle sue spalle e agli addominali. Ho voglia di te. Casey, non mi piace questa luce nei tuoi occhi. Sembra che tu voglia dirmi addio. Forse sarà l'ultima volta in cui dormiremo assieme. Domani potrebbe finire tutto. Facciamo l'amore. Casey, smettila, per favore. Non dico di aver perso la speranza, semplicemente... Oh, Valchion, so che ci hai pensato anche tu. Te l'ho letto negli occhi quando stavamo mangiando. Come per mettere fine a questa discussione che ci rendeva entrambi molto tristi, Valchione mi diede un bacio appassionato. Ficcai le mie unghie nella sua schiena mentre le sue mani si aggrappavano ai miei fianchi. Comunque non mi è piaciuta sta frase che lascia presumere che qualcuno potrebbe morire. Oh, l'illustrazione! Non me l'aspettavo! In una frazione di secondo le nostre fronti si incollarono, i nostri fiati rimasero sospesi. Valchion, ti amo da impazzire. Poi lasciammo che i nostri corpi si esprimessero liberamente con passione e ardore per tutta la notte. Nessun uomo mi aveva fatto provare così tanto piacere in tutta la mia vita. All'alba avevo perso la voce, addirittura, e che? I muscoli stanchi, ma mi sentivo più felice che mai. Beata te. Mi sono svegliata poco prima delle 8. Ansiosa all'idea di affrontare questa nuova giornata. Fuori c'è un sole che spacca le pietre. Valchione è già andato via e mi ha lasciato un messaggio in cui diceva che non ha voluto svegliarmi per farmi riposare a sufficienza. Farei meglio a non tardare troppo, che ero sicuramente una missione da darmi oggi, come ogni giorno praticamente. Noi non facciamo altro che missioni su missioni. Vediamo un po' quella che dobbiamo fare oggi. Allora, andiamo in biblioteca. Casey al rapporto, qual è la missione del giorno, capo? Bene, che bella entrata! Fa bene cambiare ogni tanto. Vieni per la missione del giorno? Esatto, proprio per questo. Lasciami cercare. Non è questo, nemmeno questo. Io... mi dispiace, ma per oggi non ho nulla per te. Davvero? Stanno evacuando gli ultimi civili a Balenvia. La nostra armata è pronta ad attaccare. Le analisi della sorgente d'acqua fatte da Colaia sono positive. Abbiamo viveri per mesi e il perimetro attorno al QG è stato messo in sicurezza. Credo proprio che siamo pronti ad accogliere questo scellerato di Lens. Scellerato. Allo stesso tempo, avete gestito davvero benissimo il tutto. Credi? Sì, è tutto pronto per il giorno X. È tutto merito di un'organizzazione impeccabile. Grazie. Tranquillo, devi comunque essere molto occupato. Non mi trattengo ulteriormente. A più tardi. A più tardi. Sono uscita dalla biblioteca per lasciare Kero lavorare tranquillamente. Ding dong. Ah, sono solo le 8. Bene, siccome non ho niente da fare prima dell'arrivo di Lens, farei meglio ad approfittarne per discutere con i miei amici.
Voglio assicurarmi che siano pronti e fargli il mio in bocca al lupo. Quindi devo andare in giro per cercare un po' gli altri? Oh, vuoi venderci qualcosa per caso? Carissima! Ah, Purriri, come stai? Lasciamo stare le chiacchiere inutili, non abbiamo tempo. Vieni con me. Mi ha trascinata in un angolo del mercato. Forse è l'ultima volta che ci vediamo, lo sai? E te lo dico, non puoi combattere vestita così. In Pareva. più, è anche fuori moda. Ma sei stata tu a farla per me. E che vuoi? E con il tempo passa anche la moda. E finalmente sono riuscita a cogliere l'essenza della tua anima. Il tuo profondo è boom! Mi ha mostrato una sontuosa tenuta da guerriera d'oro. Voglio vederla quanto costa. Wow, Purriri, questa tenuta è proprio fatta per te, come i 1200 mana che mi è costata. Ah, non avrei dovuto avere dubbi. Vuole i miei soldi. Ma poi 1200 sono tanti, oh. E poi devi proteggerti un po' per la battaglia che ti aspetta, non ho ragione? Mi ha fatto degli occhioni. Ma vabbè, forse sarà la mia ultima follia su Eldaria. E ok, spendiamoli sti mana, dai. Va bene, la prendo. Le ho dato 1200 mana, per un attimo stavo leggendo 12.000, mi stavo preoccupando. Una luce diabolica brilla nei suoi occhi. Me li hanno tolti! A volte i Purrecus mi fanno paura. Complimenti, hai appena acquistato la tenuta Handing War, che adesso la vado a mettere. Sono andata nella mia camera e ho infilato la tenuta. Mi sento benissimo con questa addosso. Allora, un secondino, stop e vado a cambiarmi. Si chiama Handing War. Modifica il mio aspetto. Tu-tu-tu-ru. Come la trovo? Se metto direttamente ending war. Allora, ecco qua intanto, svesto la mia guardiana e metto tutta la tenuta. Wow, però oh, è veramente figa, cioè mi è costata tanto, però veramente bella. Grande, cioè raga, guardate che bella che è. Ovviamente la salvo. Ed eccola qui in tutto il suo splendore. Purriri ha proprio capito ciò di cui avevo bisogno. E adesso non so dove andare. Immagino a trovare qualcun altro da qualche parte, perché dobbiamo un po' parlare con tutti. Vado di nuovo fuori. E vediamo un po' se incontriamo qualcun altro, magari che non ci freghi altre mana, perché sennò resto a secco e non posso più andare avanti. Oh, Wanghua, come stai? Sei pronta per la grande battaglia? Diciamo che mi sarebbe piaciuto avere più tempo. Capisco, non c'è mai abbastanza tempo per prepararsi a questo, suppongo. Bene, comunque arrivi proprio nel momento giusto. Ti stavo cercando. Che cosa succede? Potresti prenderla male, meglio sedersi. No, dai, non mi piace sto preambolo. Cosa? Vieni a sederti. Wanghua, non sei molto rassicurante. Insisto. Sono seduta, ti ascolto. Ho deglutito più volte. Mi si è stretta la gola ben prima che Wanghua proferisse parola. Leiftan ci ha chiesto di unirsi a noi per la grande battaglia di domani. What? Non ho capito bene, ma in che senso? Questa qui, davvero? Ho accettato il suo aiuto. Hai accettato? Non ci sto credendo. Miko non accetterà mai, non dopo quello che ha fatto ad Ikar e a tanti altri. Miko non approva, ma si fida di me in questo caso. E prego anche te di ascoltarmi. Wangua, potrebbe tradirci ancora una volta. Alcune cose mi lasciano pensare che tutto questo è acqua passata per lui. Che cosa te lo fa pensare? Io e Miko abbiamo sondato la sua mente con lo stesso rituale che abbiamo utilizzato con Crom.
Le risposte che abbiamo trovato sono senza equivoci. Miko non è ancora pronta ad ammettere che voglia davvero farsi perdonare. Eppure è così. Faccio davvero fatica ad accettare il fatto che tu possa perdonarlo così. Nessuno gli sta perdonando nulla e non dimenticheremo mai gli errori commessi. Ma la salvezza di Eldaria conta più di ogni altra cosa. Spero che riuscirai a capire il motivo di questa scelta. Allora. Vabbè, la seconda. Non lo so, sono confusa, Wang Hua. Mi stai mettendo in una situazione scomoda, mi dispiace. Capisco, prendi tutto il tempo che vuoi. Sono andata via, scombussolata e persa. Come può pensare che Leiftan manterrà la sua parola? Ha tradito la guardia, ha preso in giro tutti da quando è qui. Come faccio a fidarmi di lui dopo quello che ha fatto? Mi chiedo davvero cosa pensino i ragazzi. E allora io mi fermo qui anche con questo episodio. Quindi nel prossimo continueremo un po' a chiedere in giro cosa ne pensano di Leiftan, se lo hanno perdonato. Sinceramente io non me l'aspettavo che lui sarebbe venuto in battaglia con noi. Qualcosa mi dice che potrebbe salvarci la vita, visto che lui ci ama tanto. Staremo a vedere. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate voi giù nei commenti. Voi, sapendo insomma quello che ha fatto Leiftan, lo avete un po' perdonato o continuate ad avercela con lui? Sono curiosa di sapere cosa ne pensate. Se Eldaria vi piace, mi raccomando, mettetemi un bel pollice in su. Vi ricordo di iscrivervi se non l'avete ancora fatto e noi ci vediamo in un prossimo gioco. Ciao!